rieccomi con l'ultimo poldo, anche questo a me piace tantissimo ed è il nostro grattugia poldo. Allora, grattugia poldo come sempre la base, la stessa maniglia per poldo fantasia, abbiamo la pressa, il corpo e le quattro lame che sono a stella, julienne grande, julienne piccola e affetta tutto. Le lame non vanno in lavastoviglie, mi raccomando, anche queste con una bella spazzolina e tornano belle pulite. Stessa cosa, andiamo ad agganciare il nostro corpo nella nostra base. Il procedimento è sempre lo stesso. Come vedete, non è che ci voglia un diploma per usarle, è comodissima. Allora, per prima cosa vi faccio vedere a tagliare con la lama stella, che è quella che andremo ad utilizzare se vogliamo grattugiare del formaggio, grana, pecorino, parmigiano, dei biscotti, del cioccolato, tutte quelle cose un po' dure, la frutta secca per esempio per fare dei dolci. Si inserisce all'interno del corpo, si avvita la maniglia, anche questo come vedete è molto semplice, dopodiché ciotolina. Io in questo caso, siccome momentaneamente non ho grana, ho preso un paio di biscotti. Se dobbiamo fare una cheesecake per esempio ci servono i biscotti grattugiati, li metto all'interno con la mia pressa senza bisogno di premere chissà quanto ed ecco i nostri biscotti ridotti in polvere. Anche il pane duro per fare il pan grattato per esempio è fantastico. Quello che rimane qua lo facciamo scivolare con la spatolina ed ecco il nostro biscotto grattugiato. Come vedete è proprio polvere. Le mandorle per fare dei dolci, gli amaretti, è veramente fenomenale e come vedete è velocissimo da usare. Ora sostituiamo la lama, metto un attimo un panno qua sotto perché sennò mi si sbriciola tutto. Per sostituire la lama mettete una mano davanti altrimenti la lama cade, svitate il vostro manico e vedete che lo potete fare semplicemente con due dita, rimuovete la lama e andiamo adesso a tagliare a julienne grossa. Julienne, io dico julienne grossa ma potrebbe anche essere quelle scaglie di formaggio che poi andiamo a mettere, che ne so, su un bel carpaccio piuttosto che sulla pizza. Adesso vi faccio vedere, sto rimuovendo le bricioline. Allora inseriamo la lama, avvitiamo il manico. Ecco fatto, togliamo lo straccetto e andiamo a tagliare del formaggio. Io adesso ho una fontina semplicissima, potete utilizzare il Groviera, l'Asiago, quello che preferite voi. Sempre la nostra pressa, senza pressare eccessivamente ed ecco le nostre scaglie. Lo adoro, adoro. Allora, tiriamo giù quello che è rimasto dentro ed ecco le nostre scaglie. Bellissime. Volendo potete anche usarlo per fare delle scaglie di zucchina, di carota, qualsiasi cosa preferite voi. Ora stesso procedimento, togliamo il nostro manico, togliamo la nostra lama e andiamo ad usare la julienne più sottile, che è questa. Vedete che si vede proprio la differenza, che è più fine. Stesso procedimento, avvitiamo. In questo caso vi faccio vedere la carota. Allora, ovviamente andrò a tagliarla a metà, ma anche in tre, così restano più corte e ci stanno tranquillamente tutte e tre, le posso mettere all'interno, ecco fatto, e andiamo a grattugiare a julienne le nostre carotine. Ecco fatto. Come vedete è veramente velocissimo ed è facilissimo da usare, quindi anche le persone magari meno esperte lo possono usare con tranquillità. Ed ecco qua la vostra julienne. Come vedete è proprio un taglio più sottile rispetto all'altra julienne che vi ho fatto vedere prima. Ed ora l'ultima lama, che è quella che affetta ad esempio per fare delle patatine chips oppure per tagliare a fette delle mele. Le fette vengono molto sottili ed è questa, vedete che ha proprio la lama completamente diversa. Allora, stesso procedimento, è sempre quello, avvitiamo il nostro manico, prepariamo la nostra ciotolina, in questo caso utilizzerò una zucchina, la vado a tagliare perché è un po' troppo lunga. Ecco qua, zucchina, la metto dentro e senza esagerare, è fantastico. Guardate come scendono le fette,
io sto solo appoggiando la mano, non sto facendo alcuna pressione. Ed ecco qua le vostre zucchine tagliate a fette. Zucchine, patate, carote, insomma, è fantastico, è veramente eccezionale. Allora, quando si acquista il poldo completo, si riceve tutto quello che vedete qua più la lama a stella. Le altre lame vanno acquistate separatamente. Anche in questo caso, se volete sapere come poterlo ottenere col 50% di sconto, ditemelo che ne parliamo in privato. Buona giornata!